Vai, pronto? Non sappiamo dove era finito il video. Allora, si hanno preso gli ingredienti. 3 kg di patate, mattutino prezzemolo e aglio, un uovo intero e un tordo, noce moscata e formaggio pecorino. Vabbè, formaggio parmigiano, negato che il pecorino, ma siccome c'è la signora Fernanda Nobile, ha detto che il pecorino è troppo forte per i suoi gusti. E ti avevi detto le varianti? Le varianti c'è la possibilità di mettere un soffrittino, prezzemolo, aglio, che a me mi fa veramente calare, oppure in alternativa c'è chi mette dei pezzetti di prosciutto, di salame, di roba del suo tipo, che a me mi fanno veramente calare, e poi c'è chi mette, questo l'ho provato per la prima volta, ci mette un paio di cucchiai di sugo, che la cosa viene, il pasto viene un po' rosina, capito? E alle volte è buono, però io ritorno sempre al discorso, cioè se uno fa tortelli di patate deve assaggiare tortelli di patate, il sugo deve essere un condimento, non deve aprire il sapore di tortello di patate, capito? Che smettano quelli di qua, ma chissà dove buttavo via, sicuro. Guarda un pasta parasiano, non lo so, la pasta l'avevo visto su Instagram. No, un po' di sale, va bene, io glielo buttavo via, infatti è stata tanta durata. Sentite il discorso di Berlusconi. Ti ha detto, Berlusconi ha parlato? Bravo! Ha detto un sacco di cose. Ha detto un sacco di cose? Allora, qui ci siamo. Questo serve per dopo, per qui. Oh. Questo si riasciuga. Allora, l'impasto Susi è venuto ottimo. La patata, guarda che bellezza, guarda. La si stacca bene dalla porcellana. È veramente notevole. Bene, allora. Ora ce le lascio andare. Dammi qualcosa per coprirle. No. Portalo. Sì, ora lo voglio. Te l'ha nascosto sei dolce. E l'ho messo là. T'ha fatto bene, perché la mia mamma stamattina era già a caccia. No, sì, mangia tutto. Bene, ottimo. Bene. Così. Come la lotta mi abbia rimane. Allora, questo poi. Sarebbe stato più contenti. Sai che cosa? Avrebbe bestemmiato più. Lo so. Dopo un minuto c'era la ieri. Allora. Mi dispiace, ci sono, è venuto il dramma. Se scherzi è fatto ghiaccio. Allora, uno, due, tre, quattro. Allora, ora con la rosa. Ora si fa la pasta. E se si fa la pasta, allora si cambia. Allora, mi se ne cambia. Inquadratura. Allora. Questo. Se sale la farina. Questa è la farina di Simone.
ed è un capolavoro. Perché è esatto, per esempio? 250 grammi. Se no c'ho tre giorni per fare i tortelli. 600. 550. Vai, 550. Solo mezzo chilo. Sono come un nonno Pippo, sono un po' svogliato oggi. E non mi... Ah, mi sta? No, ma metto un 100 grammi. Sì, non di più. Maestro. Sì, sì, naturo. Oh, allora, quante sono? 600. 600. Allora, 600 grammi di farina sarebbero 6 uova. Però c'è da fare una considerazione. Che non me le piglia. A parte che no. Ci metti anche il fattore? No. Allora, ci metto un pochino d'acqua perché la pasta, questa poi sono teorie discutibili, per carità di Dio, tanto che il foglio gli pongo il cazzo mi pare. Allora, la pasta, se tu devi fare tagliatelle e la roba così, va spenta ova, va bene, anzi va messo anche torno più che per bella, bella colorata. Se invece la devi fare da involucro, praticamente la devi buttare nell'acqua e tirare via, nel senso poi te ne andate ore a cuocere. Allora io ci metto sempre un pochino d'acqua perché i legami che fa l'uovo con la farina sono troppo duri, capito? Che dovrei cuocere i tortelli, siccome io fo la farina, la pasta molto fine fine proprio perché devi riempire i tortelli, a cuocere basta il tortello, ci metto un capellino d'acqua proprio perché la cuocia prima, capito? Queste sono cose che uno può anche non fare, né da dire che sia obbligatorio, però allora mi riesce anche con una mano sola, allora che classe euro 3 4, sai che l'ho fatto? 5, poi si mette. La faccio anch'io la pasta. Questa. Tutto l'ho messo sulla camera. 5, poi si mette. Un torlo. E un po' d'acqua. E poi si comincia, buttare via tutto. No, qui c'è poco. Allora fammi la mani. Ah, un po' di sale l'ho messo. Poco, però un po' di sale, sì. È sicuro non è zucchero? Mi fa cara la goccia, già sono famoso io per questo. Una volta si appacca invece di pepe e quindi dello zingaro. È già capito che ci mancano, capito? Ah, vedo? L'origano. Davvero me ricordo. Oggi è un nuovo tipo di pasta. Pasta d'origano. Pasta burro e origano. Davvero me ricordo, sì. Ma il padre è che mi cazzai perché avevo anche fame. Avevo anche fame, hai visto? L'ho mangiata oppure? Come tu fai? Cioè, no, c'è no, no, la ritiro. Bellissimo, non la mangio io, ma mangio la te. No, specialmente io. Allora. E bellino appunto te poi fece. E arrivò la lampada e del coso fece. No! Ma quando mi si l'olio nel bicchiere? Con questa maniera sta in casa? Il sale nel caffè. Il sale nel caffè ti senti male, Non mangio più cognosa. Madonna! Vabbè, la prima boccata.
Dopo lo prendiamo il commissario, l'abbiamo bloccato, ero morto. La pasta è una cosa che non ha delle regole fisse, precise, decise. Le sue esperienze, perché per esempio quando si lamento è asciutto, lasciamo un modo di comportarsi. Quando è piove umido, un altro modo di comportarsi. Che bisogna... Ora qui l'unica cosa che manca è che ci vorrebbe una bella donna con un bel culo, capito? Io siccome non ho questa... Susanna? No, non ce l'ho neanche io. Allora perché sei a fare le erotiche, cioè l'erotismo della massaia che... Poteva chiamare una velina, eh? Una, sì, buona velina, sì. Tira la pasta sarà difficile. Comunque a parte quello, la velina di Milano. La velina di Fisco le fanno tutte lì. Allora, ecco qua. Direi che oggi sarà perché c'è la telecamera, ma sta andando veramente tutto secondo le norme. Ho tirato solo un mocco e andavi bruciato di sì. Questo posso levare. Bel colore. Aspetta, io farei. Vuoi un primo piano? Qualcosa. Di così. Esagerato, proprio. Proprio. Ora noi. Se tutte mani, non siete più la pasta, quante tante grosse le mani non sparisce. Ma se si vede che adesso. 300 tortelli. Ma io vedi come ti ripeto, a me basta ci siamo per me, poi il resto. Fortuna sia. No, a parte le battute, non. E c'ho un bel garbino, inutile. Non ervira la veneta in mugello. A segnarmi, ma le mie cugine non hanno imparato. E tocca imparare a me, mio cugino Fulvio non ha imparato. Anzi, mi sembra che i primi tempi non gli garbasse la pasta fatta in casa, mio cugino Fulvio, che gli sapeva dopo. Oh, vai. Ora appena... Recuperare il minuzzo, sì. Sì, ora appena questa cosa e si è finito di fare la pasta e bisogna tu stacchi la telecamera perché c'è da montare la spianatoia e la macchinetta. Ecco che dietro tu c'hai il cane di stesso. C'ho il cane di stesso. Oh, è sì. Adesso fa vedere chi cane. Fa vedere chi cane, che è in attesa. È in attesa. Scappato. Il cane scappa, eccolo qua. Aspetta, il triviglio di là sopra. Si è girata la telecamera. Che scemo. Casa chiari, eh? Metto lo strinto la telecamera. Che vuol dire lo strinto? Eccolo. Vai via ora. Dai, sono disperato, no? Ma andiamo alla lavorazione. Valentini. Come si dice? Amalgamare il composto. Prima la polvere, poi la palla, poi la stoppa. Impastare. Qui come ripeto, qui ci voleva la sposa. Sposa con il culo chiacchierone. Dava ripresa di dietro. Comunque, io sono uno sposo. Chiacchierone. Il problema è quasi diciamo risolto. Allora. Questo stecchino. È lo stecchino per buare le patate quando erano cotte, no?
Susanna. Oh vai. Oh vai. Ora si mette un asciughino. Non l'ho bagnato? No, perché è umido. Qui va stesso subito, qui va asciugato perché aspetta, è bagnato chiaramente. Prendo la pasta. Con la pasta. Voce del verbo pastare. Scolta i peperoncini, non manca mai. Ma i peperoncini in questa casa... E anche qua, eh. Soldi vuoi, ma i peperoncini... Non si veda, no, sì, si vede. Che posso, stop per ora? Stop. E ora la pubblicità.